È un evento culturale all'interno di una struttura che nasce per scopi diversi, però appunto in maniera molto interessante e democratica, diciamo così, rende la cultura fruibile immediatamente a tutti, abbattendo barriere, abbattendo pregiudizi, abbattendo anche timori che spesso si hanno nei confronti dei musei. Tra l'altro oggi è l'occasione anche di far conoscere tradizioni e abitudini di una cultura lontana da noi, ma in realtà molto vicina, perché c'erano anche dei rappresentanti della comunità cinese di Prato oggi presenti qui in outlet a celebrare il Capodanno cinese, la danza del dragone e del leone, che sono gli elementi più colorati e significativi della loro cultura, la cerimonia del tè e dell'incenso, quindi c'è tantissima curiosità, c'è tantissima gente che è curiosa di scoprire questa cultura, curiosa di scoprire queste opere che noi ospitiamo. Due grandi imperi, l'impero del sole celeste, l'impero della lupa, dell'aquila, si confrontarono fin dal mondo antico. Non si conobbero mai direttamente, ma furono in contatto grazie agli scambi commerciali e culturali, in particolare della seta. Oggi la Cina rappresenta, come allora, l'altra faccia dell'Occidente e una grande opportunità. Sta crescendo sotto il profilo culturale, sorgono grandissimi musei molto tecnologici, pieni di contenuti, al passo appunto con i migliori standard internazionali, ed è importantissimo che i nostri musei si leghino a quelli cinesi in uno scambio reciproco di iniziative condivise, di mostre, di summit culturali, perché questa sacra alleanza tra Italia e Cina è il logico destino dei due popoli che hanno espresso nel mondo nel tempo le culture più importanti. Beh, l'archeologico di Napoli è stato fra i primi musei nel mondo a portare l'arte classica in Cina e tuttora è presente con almeno 5 mostre all'anno nei principali siti cinesi. L'idea di portare la cultura oltre la porta del museo fa divenire naturale un'iniziativa come questa che è stata realizzata oggi all'Outlet Valdichiana, una grande mostra sull'esercito di terracotta in uno di quei siti che vengono definiti non luoghi e erroneamente vengono definiti così, perché invece questi sono i nuovi luoghi di aggregazione, e dove c'è aggregazione, c'è commercio, c'è incontro, è naturale e doveroso che ci sia la cultura. La cultura può avere un nuovo slancio proprio affiancando a quella classica che si svolge nei tradizionali musei, quella, diciamo così, di taglio avveniristico che si perpetua e si sviluppa in questi grandi centri commerciali. La Cina non è la più antica civiltà del mondo, come spesso si tende erroneamente a pensare, però è una delle più antiche ed è sicuramente paritaria come antichità, spessore e sviluppo culturale a quella nostra, e quindi questo ci fa in qualche modo fratelli alla lontana e partecipi entrambi di un passato e di un presente che cattura molto la nostra attenzione, ma che per la Cina è soltanto l'ultimo momento di una lunghissima e millenaria evoluzione. Abbiamo tanti eventi, tra cui insomma quello di questa giornata, che è stato spettacolare, una conferenza meravigliosa, piena di gente, quindi devo dire le conferenze culturali sono sempre, non dico una scommessa, ma sicuramente sono interventi dove fa piacere vedere un pubblico folto e nutrito come quello di oggi. Tanti numeri, tanti sono i dati che possiamo dare, siamo già al di là delle 12.000 presenze in poco meno di 2 mesi. Gli eventi collaterali continuano, abbiamo portato il Capodanno cinese qui all'Outlet, e che ci rende assolutamente orgogliosi, perché è un momento di festa, è sicuramente una occasione per il pubblico di vedere anche una cultura così lontana ma così affascinante. Davvero complimenti a chi ha pensato di presentare qui una collezione straordinaria. Queste sono copie dell'esercito di terracotta che io ho avuto la fortuna di vedere in Cina, e sono davvero straordinarie, un'occasione unica per respirare quella magia che in molti naturalmente non hanno la possibilità di andare a veder lì. Inusuale, perché si unisce la cultura al grande pubblico che viene qui per fare altro, insomma proviamo a intercettarli. Evidentemente in questo momento
momento c'è la necessità di invece integrarsi, di parlarsi, di vedere, di fare insieme quel pezzetto di strada che le nostre comunità comunque devono riprendere a fare. La comunità cinese è presente in molte unità, in Toscana, soprattutto nella zona di Prato, dove sono integrati, stanno facendo anche lì le amministrazioni un gran lavoro di integrazione, perché se le persone le conosci non diventano diverse, sono persone, questo è lo sforzo che dobbiamo fare tutti. È un progetto sicuramente interessante, perché decontestualizza un po' i canoni tradizionali dell'offerta culturale, perché diciamo, c'è un qualche cosa che rappresenta la storia dell'antica Cina inserito nel contesto di un outlet, e quindi è un qualche cosa che insomma, può diciamo, lanciare dei semi di interesse culturale anche in un contesto diverso dal solito, un pubblico diverso dal solito, quindi un modo per allargare un po' diciamo le possibilità di insomma, avere un approfondimento culturale. Per avere veramente successo bisogna capirsi, capire la propria controparte. Questo qui si può fare solo con un approfondimento culturale, e quindi insomma sono la cultura e il commercio, sono delle cose che in qualche modo sono tra di loro collegate.